Allora, iniziamo col video spacchettamento. Anzitutto volevo scusarmi perché vedo che è un po' storta. Ok, adesso fa un po' meglio, perché era un po' storta la telecamera. Allora, mi è arrivato adesso un pacco di Shein, come si pronuncia. E tra l'altro l'ho fatto, cioè l'ho ordinato almeno più di 2 settimane fa e è arrivato anche relativamente presto. Scusatemi se sono in pigiama, tra l'altro questo è un altro pigiama di Shein che avevo preso un bel po' di tempo fa. Ci sono un sacco di cose che mi sono completamente dimenticata di che cosa ho ordinato, quindi vedremo un pochettino con voi. Tra l'altro ho fatto anche un altro ordine da poco perché c'ho le spedizioni a 9 euro e quindi ho ordinato altre cosettine, ma quelle cosettine sono più, diciamo, cose tipo per l'estate, super per l'estate, ma anche queste sono abbastanza estive. Allora, iniziamo con proprio grande la busta. Ok, allora praticamente ci sono due buste qua. Quindi vediamo, cerchiamo di capire cosa ho ordinato, che mi sono completamente dimenticata. Però la maggior parte sono quasi tutte cose per l'estate. Allora, ah, questa era troppo bellina, guardate, praticamente ho preso i tagliabiscotti troppo carini, come vedete, che sono per bambini appena nati, perché appena nata la bambina della mia amica Barbara, ti mando un bacione gigante, la piccola principessa, e quindi sicuramente userò questi tagliabiscotti la prossima volta che faccio i biscotti che glieli preparo. Sono anche molto grandi, quindi sono troppo contenta di come sono venuti, cioè di come sono arrivati, sono bellissimi, assolutamente super belli, molto più belli di quello che immaginassi. Non vedo l'ora di provarli. Poi allora, questo praticamente è una confezione per mettere i gioielli, quando uno regala gioielli, collane, bracciali, anelli, insomma, è una confezione da comporre ed era troppo carina, color Tiffany. Poi allora, ah, queste erano bellissime, praticamente sono le lettere sempre per i biscotti, per formare le varie parole. Tipo buon compleanno, oppure anche varie scritte da mettere anche nelle torte con la pasta da zucchero, e sono tutte le lettere, quindi anche queste qui carinissime, super utili. Poi allora ho preso questi praticamente, che sono, cerco di farveli vedere bene, sono dei fiocchetti. Questi me li aspettavo molto più grandi, invece sono molto piccolini. Anche questi si possono usare sia come tagliabiscotti che come pasta, per la pasta da zucchero per le torte, perché mi sto cimentando molto nelle torte e tutto. Poi allora, ah, queste praticamente sono per fare, sembrano nuvolette così, sono invece per fare le più semplici, sempre con la pasta da zucchero o comunque anche per i biscotti, le rose, troppo belline. Poi magari se volete posso farvi anche direttamente i tutorial. Questa invece era la coscettina che c'è nel regalo per l'ordine, perché ho speso un botto di soldi. Ed è molto carina, ha direttamente un fiorellino da questa parte, si può usare per mettere magari i rossetti e le cose proprio da borsetta. Poi questo, ragazzi, questo secondo me è troppo carino, praticamente è per testare se una torta è pronta, però è troppo bellino perché c'è proprio la parte tipo cupcake, tipo come se fosse già una torta sopra. Ed è carinissima, c'è proprio la punta per infilare, per vedere appunto se la torta è cotta. Quindi una volta che aprite il forno, controllate con questo invece di utilizzare gli stuzzicadenti, era troppo bellino. Poi allora, questi ho preso i cuoricini per fare sempre i biscottini, questi si possono usare anche per la pasta da zucchero, e mi piaceva molto il fatto che il cuore fosse bello pieno. Io solitamente invece ho i cuori che sono un pochettino più allungati, invece questo è bello tondo, c'è cioè un cuore tondo. Poi allora dovrebbero esserci, ah, ok, dovrebbero esserci anche altre cose, per, sì, infatti mi sa che sono più avanti, sempre per le scatoline. Allora, volevo prima farvi vedere queste cose qui che sono più per le scatoline rispetto eccoli qua. Allora, questo è praticamente per metterlo nelle torte, oppure anche cioè sì, come torta con lo spray. Io ho anche lo spray comunque per le torte, ce l'ho dorato ed è molto carino con i cuoricini. Io poi adoro i cuoricini, ho preso un sacco di roba ecco qua, sì, qua ci sono un bel po' di cose. Allora, questi dovrebbero essere quelli che poi si forma, sì, si forma il cuore. Allora, praticamente sono delle, come si chiama, delle scatoline sempre dove mettere i gioielli o anche magari
i dolci, e sopra praticamente si forma il cuore. Non so se vedete, qui ci sono le parti del metà cuore. Una volta composta, c'è proprio il cuore. Poi ho preso questo che sono sempre per metterci i dolci, quindi cose proprio per i dolci. E poi questo che era troppo carino, tra l'altro pensavo fosse molto più grande, invece è piccolino. Non mi dispiace anche così per fare in silicone, per fare le mini tortine e renderle anche tutte chiuse, capito? Fare una pallina, che è molto carina come idea anche, molto molto bellina. Non vedo l'ora di utilizzarle anche quelle, perché avevo fatto le delizie al limone e c'erano queste. Poi allora ho preso questo che secondo me è utilissimo, praticamente serve per spostare le torte. Una volta che la decori, spostarla, perché è sempre un casino spostare la torta da una parte all'altra. Questa invece è abbastanza grande per spostare almeno una torta da 24 cm. Assolutamente super super comodo. C'erano un sacco di cose troppo carine per la casa, io ne ho prese, come avete visto, tantissime. Poi allora, ecco qua, adesso possiamo iniziare a vedere le cose da abbigliamento, perché sono veramente tantissime. Tra l'altro penso che questo sia uno di quei video che farò, che sono un po' un mix, perché ovviamente adesso mi vedete che sono appena sveglia, cioè mi sono svegliata da poco. E poi magari faccio anche qualche altro video con altre collaborazioni o comunque con altre cose che ho comprato. Allora, ho preso questo vestito, tra l'altro quasi tutto ho preso l'XS stavolta, infatti, eccola qua. Allora, questo vestito qui per l'estate che mi ispirava tantissimo, dove praticamente la parte di davanti è così, mi piaceva tanto, guardate, è fatta così, molto corto, è super elasticizzato, e la parte di dietro all'incrocio. Mi piaceva tantissimo questa parte qui che aveva appunto l'elastico, e ho preso di tutto l'XS perché l'altra volta prendendo la S era tutto molto grande. Allora, anche questo è molto molto carino. L'unica cosa è che questo mi sembra un po' corto in generale, io l'ho messo sempre senza reggiseno, perché anche questo comunque fa messo senza reggiseno. Lo trovo un po' corto, quindi secondo me anche questo va bene come vestito da spiaggia, lo metterei così. Oppure, cioè sì, lo vedo proprio corto, quindi lo metterei più come vestito da spiaggia, però molto molto carino. Poi allora, iniziamo con, cioè proseguiamo con questo. Allora, ho preso questo vestito qua, speriamo che mi vada bene. Sì, ma penso di sì. Allora, ho preso questo qui che visto così non si capisce niente, ma è molto simile al vestito che avevo preso l'anno scorso, è color caffè, tutta la parte di dietro, come vedete, è super scollata. È super arricciato e mi ero trovata benissimo comunque con l'altro che avevo preso, quindi ho preso anche questo. Ovviamente magari vi faccio vedere anche il video nel mentre che lo provo, perché ovviamente non si capisce niente da qua, però sono tutti comunque vestiti estivi, perché io adoro l'estate, quindi vestiti super estivi. Allora, questo è quello color caffè, nello stesso super stretto, quindi boh, dipende alla fine dai gusti. A me piaceva tantissimo perché aveva lo scollo dietro, quindi mi piaceva molto per quello. Questo ad usare rigorosamente senza reggiseno oppure con le coppe adesive, però è abbastanza accollato qui ed è più scollato appunto qua. Quindi però molto bello, anche il colore è molto bello. Poi ho preso quest'altro che a me era piaciuto tantissimo vedendolo ed è tutto rosso con le coppe anche qui. Speriamo che mi stia bene, ma da vederlo così c'è anche un po' elasticizzato e anche questo è super arricciato, quindi speriamo comunque che la XS vada bene qua. Ha anche questa parte qui del tipo corsetto, mi ispirava molto anche questo, quindi speriamo vada bene. Sono un pochettino scettica perché non so se potrebbe andare bene. Allora, questo invece è il vestito rosso a tubino. A me piaceva molto la parte comunque sia qui stretta e poi qua arricciata. È molto carino anche questo, secondo me va messo anche con le coppe, che io purtroppo non ho molto seno, quindi va benissimo con delle coppe in silicone. Però il resto comunque molto bello. Sì, forse questo è quello che è venuto di più anche, però molto molto carino. Vediamo, io adesso sto facendo un po' di casino da questa parte. Allora, tra l'altro c'è un'altra busta qua, quindi vedremo cosa tutto ordinato in questa busta, ma vedo già cose super carine, perché alcune cose me le sono completamente dimenticate. Allora, ho fatto un ordine veramente grande stavolta. Allora, ho preso questo qui,
Mi pare che forse di questo ho dovuto prendere la S. Era per l'estate, per il mare. Sì, infatti, mi sa che ho dovuto prendere la S di questo. Non c'è la taglia. Sì, qua ho dovuto prendere la S. Allora, praticamente è fatto così. Però ovviamente si chiude dietro. E mi piaceva molto per andare al mare. Poi i colori sono bellissimi, secondo me, da mettere anche col costume. Poi comunque ha questa parte qui che si mette appunto col costume tutta un po' arricciata. Mi sembrava molto carino, quindi speriamo che alla fine anche indossato sia carino. Allora, questo invece è il vestito per andare al mare, che va bene anche comunque per andare a fare una passeggiata in città. Molto carino, molto estivo. Poi sì, appunto, si fa il nodo qua dietro, che va bene perché uno può mettere anche un reggiseno bianco, ma non ho messo niente. Ma mi piaceva molto anche questa parte qui che rimane comunque larga. Molto carino questo, assolutamente super fresco. Poi mancano ancora due cose. Allora, questa era una gonnellina che mi piaceva tantissimo, la fantasia, eccola qui. E qui ho dovuto prendere la S perché l'XS non c'era. Io spero tanto che mi vada bene, perché mi piacciono le gonne che siano a vita abbastanza stretta. Quindi speriamo che sia a vita abbastanza stretta, insomma. Mi piace da mettere con una maglietta rosa, una maglietta nera. Adesso vediamo un po', però la fantasia è bellissima, mi piace un sacco, mi sa proprio di primavera estate. Allora, questa è troppo bellina, questa è proprio una delle mie preferite, io adoro queste gonne fatte così. Anche questa era super scontata, è troppo troppo carina. Io vabbè, l'ho messa con una maglietta e manica lunga, però d'estate la metterò con una maglietta manica corta, sia nera che rosa. Troppo bellina, anche la lunghezza è perfetta, quindi super contenta. E poi quest'altro che a me piaceva sempre per il mare, mi ispirava tanto. Eccolo qua, è un vestito e anche qui mi pare che abbia preso la S forse, o la XS. Ve lo dico subito. Sto cercando di capire la taglia, mi sa che la taglia è qua sotto. No, l'XS anche di questo. Allora, praticamente anche questo l'ho preso per il mare, come vedete è tutto arricciato. E secondo me va benissimo per il mare, si può magari anche per uscire. Comunque mi piaceva molto anche la fantasia che ha questi fiorellini, però è sul bianco, quindi è diverso dai miei soliti. Questa è l'unica cosa che sento, che il tessuto forse è un pochettino più pesante rispetto al solito. E dice infatti che è in poliestere, quindi vediamo un pochettino se per l'estate potrebbe andare bene, perché lo vedo un po' pesantuccio. Invece gli altri sono abbastanza leggerini comunque. Quindi adesso facciamo una cosa: mi provo i vestiti, così li vedete indossati e mi dite un po' cosa ne pensate. Allora, questo è il primo vestito che vi faccio vedere. Come vedete è super arricciato, però mi piace molto l'idea che fosse super arricciato anche sotto, carino. E poi soprattutto ho visto che cioè, lo posso usare sia per comunque andare al mare, che è carino che queste cose qui comunque che si agganciano, sia comunque per uscire. Spero che non sia di quelli che si alzano troppo, anche perché ha un pochettino il volant qua. Però non mi dispiaceva proprio come vestito. Comunque sono costati pochissimo, poi se alcuni erano super scontati. Mi dispiace proprio come cade, non mi segna troppo. No, sono abbastanza contenta di questo, quindi questo è il primo, super contenta. Però comunque sono troppo contenta delle cose che ho ordinato, soprattutto anche le cose per la cucina, non vedrò di utilizzarle. E poi sono tutte oltre le aspettative, a parte questi che pensavo che fossero così grandi, invece alla fine sono piccolini. Però non mi dispiace l'idea di fare anche dei mini, delle mini tortine, insomma, che non siano neanche troppo grandi. Quindi mi provo le cose e vi faccio vedere subito, così mi dite anche voi che cosa ne pensate. Allora, come promesso, continuo il video degli ultimi acquisti che ho fatto in questo periodo. Allora, anzitutto tipo la maglietta che ho oggi, che è abbastanza cortina, qui mi vedete sotto con il pigiama, l'avevo presa l'anno scorso da Stradivarius e non l'ho mai messa, infatti ha ancora il cartellino. Non l'avevo ancora mai messa perché l'avevo presa per un matrimonio che era ad ottobre e non ho mai avuto l'occasione di indossarla, neanche al matrimonio, perché alla fine avevo optato per una giacca. Quindi mi piace perché alla fine è abbastanza corta, si può mettere il periodo primaverile che non è ancora iniziato. Tra l'altro non so da voi, ma magari mandatemi un commento qua sotto direttamente com'è la questione primavera da voi, perché tipo da me qui a Cagliari praticamente la primavera non esiste, nel senso che non si sa mai come vestirsi in questo periodo, o comunque da
fine marzo in poi, fino a giugno, perché molto spesso capita che fa molto vento, perché noi comunque c'è molto maestrale, e altre volte invece c'è proprio freddo e passa dal freddo al caldo direttamente, quindi non si sa mai come vestirsi. Quindi io tuttora adesso ho ancora il piumone, sto dormendo ancora con il pigiama invernale, non ho neanche quello primaverile, quindi tutto in pile, insomma, super pesante, poi sono molto freddolosa. Quindi fatemi sapere invece da voi com'è il tempo, com'è la questione comunque primavera, che inizierà tra l'altro tra un po', perché comunque oggi siamo al 10 di marzo, io contavo di pubblicare il video entro domani, che sarà 11, quindi fra una quindicina di giorni, comunque una decina di giorni è già primavera, in teoria. Poi oggi c'è una giornata bellissima, ho letto invece che domani dovrà piovere, diluvio e un sacco di vento, quindi non si capisce niente. Comunque allora volevo mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto questo periodo, sia da Shein, sia per quanto riguarda l'abbigliamento in generale nei punti vendita e sia anche per quanto riguarda i prodotti per i capelli. Allora, oggi magari mi è riuscita a vedere bene i capelli per come sono usciti dall'ultima volta che sono andata dalla parrucchiera, che li ho un po' schiariti, soprattutto questa parte di sopra, per renderli più naturali. Quindi sotto sono sempre chiari chiari e invece qui sono un pochettino più naturali, come vedete. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato per i capelli della marca Bellissima. Allora, cioè, a parte che tipo vi faccio vedere il primo, che è questo, praticamente è la base, diciamo, per poi dover mettere appunto le testine con i vari diciamo, per fare sia tipo arricciacapelli, onde e un po' di tutto, insomma. Infatti volevo farvi vedere tutto com'è, un po' anche come funzionava, perché per il momento mi trovo molto bene e volevo mostrarvi appunto tutto. Allora, questo appunto è l'accessorio che serve come base, che si può anche ruotare sia da una parte che dall'altra, insomma, diciamo a metà sia sopra, poi ve lo faccio vedere bene anche come funziona. Quindi questa qui è la base. Poi io ho preso tre e c'era l'offerta perché erano ancora in saldo, adesso le ho prese io a metà febbraio. E allora c'è questa, praticamente è questo qui che è l'accessorio, diciamo, per fare, come vedete, queste onde. Quindi promette, diciamo, questo effetto qui molto naturale ed è abbastanza grande. Poi questo che non ho ancora provato, come vedete, adesso ve lo faccio vedere da qui, promette delle onde un pochettino più definite rispetto alle altre. E l'accessorio è questo, che a me ispirava molto. Infatti io questo non l'ho ancora utilizzato, ma spero di utilizzarlo presto. E volevo farvi, cioè chiedervi anche se volete magari un video nel mentre che io provo questi prodotti, perché sarebbe un video interessante se siete interessate comunque anche ad acquistarli. E poi come ultima, questo, che io principalmente questo non ero interessata a prenderlo perché ce l'ho già simile, che fa i capelli proprio molto molto boccolosi, come vedete. Questo non mi interessava più di tanto perché ne ho tanti accessori che fanno comunque questo risultato, però alla fine c'era la promozione tutti assieme e quindi praticamente queste sono le tre acconciature che si possono fare con questo strumento qui nuovo. Si chiama Love It. Praticamente è accessorio per onde naturali, appunto glamour. Questo, la base appunto è venduta separatamente, però io avevo l'opzione dell'offerta tutto assieme, poi onde ampie e marcate, e poi questo invece è onde effetto mare, dice direttamente. Quindi questi qua sono i prodotti che ho preso e vi faccio vedere la base, diciamo, insieme al primo prodotto che io ho già provato, esattamente questa, che tra l'altro da qui sembra un phon. In realtà non è un phon, è praticamente molto semplice da utilizzare, praticamente si prende la ciocca e si fa così. Ovviamente il guanto è compreso nella confezione, perché ovviamente si fa tutto a mano libera, quindi dovete avere un guanto apposito. Io l'avevo già comprato su Amazon perché tempo prima avevo già una cosa del genere e volevo utilizzarla comunque appunto per farmi le onde molto naturali, e il guanto serve sempre. Se non ricordo male, è esattamente così. Esatto, guardate, da così a così. Quindi potete usarlo sia così, sia comunque con la rotazione per rendervi più facile comunque il movimento. Quindi questo è l'accessorio. Non ha una temperatura, nel senso che ha la sua temperatura base, quindi va acceso e poi dopo, insomma,
inizia con lo styling. Io volevo appunto chiedervi se volete un video apposito, se lo volete mandatemi direttamente un commento qua sotto appunto nella sezione commenti, così appunto lo realizzo per voi. Poi continuiamo comunque con tutte le cose che ho comprato nell'ultimo periodo. Allora, ho preso altre cose da Shein e volevo farvele vedere. Mi viene sempre in spagnolo conjunto, quindi praticamente un abbinamento tra sopra e sotto, con una gonna più la maglietta. Allora, questa è una gonnellina, come vedete la parte di sotto è molto particolare, sembra un po' a mo' di fantasmino praticamente, e ha davanti un bello spacco qui, che parte praticamente dall'inizio da metà coscia da sopra. È molto bello, secondo me questa gonna io la userò molto periodo primavera-estate, intorno ai primi magri di giugno, e poi questa era la maglietta, che ovviamente si può mettere anche abbinata ad un'altra cosa, tipo una gonna corta, uno short, un jeans, ed è molto carina questa, mi piaceva molto anche questa, ha l'effetto un po' fantasmino sotto, non mi viene altro modo da definirla, e non ha le coppe, però se ve la mettete vi promette comunque un seno abbastanza alto, soprattutto se mettete magari un push up sotto. È molto molto carina questa, c'era la promozione 5 euro entrambi, quindi ne ho approfittato e l'ho presa. Non per forza la metterò assieme queste, perché alla fine questa gonna sta bene con tutti i crop top secondo me, e lo stesso questo crop top sta bene con tutta la parte di sotto, che ci possiate mettere appunto delle gonnelline corte, degli shorts, dei jeans, dei pantaloni tipo leggings, un po' di tutto, quindi assolutamente sono super contenta di questo acquisto. Poi anche il tessuto comunque va bene anche comunque alle serate estive un pochettino più fresche. E quindi questo è stato il mio ordine di Shein, a parte questo che ho preso sempre per l'estate, perché io come sapete adoro l'estate e non vedo l'ora che arrivi il caldo, io adoro il caldo, non so come altro farmi capire che proprio adoro eccessivamente il caldo, perché io proprio il freddo non lo sopporto. E poi ho preso appunto questa parte di sotto dei costumi, perché ho tantissime parti di su dei costumi che mi sono arrivate anche tramite collaborazione, però le parti di giù non mi piacciono tanto, quindi ho deciso comunque di prenderle nuove. Questo è semplice bianco, è un po' sgambato come vedete, molto carino, mi è piaciuto anche come è indossato, e lo voglio abbinare comunque a delle parti di su sia bianche che comunque di altri colori per creare uno spezzato. E poi ho preso anche questa da questa parte qui, sì. Questa invece è un colore un po' rosa shocking, non è da me solitamente, ma sinceramente pensavo che fosse un colore un pochettino più neutro, però non succede nulla, ci metterò sopra sicuramente o un nero o un bianco, quindi sicuro. E la parte di sopra non ne ho preso perché, ripeto, ne ho veramente tantissime e non ne valeva la pena, quindi queste sono le cose che ho preso da Shein. Poi ovviamente farò magari anche qualche altro ordine da Shein prima che arrivi l'estate, e vi farò sicuramente un haul, quindi sicuramente nel canale lo troverete. Altre cose invece che ho comprato per la nuova stagione che sta arrivando sono... Mi stavo dimenticando di ricaricare la telecamera, infatti ho detto caspita, mi si è scaricata praticamente completamente perché non l'avevo ancora ricaricata. Comunque eccoci qua, stavo dicendo che ero arrivata al punto in cui avevo fatto gli acquisti, a parte quelli che vi ho fatto vedere su Shein, anche quanto riguarda altro abbigliamento. Allora, ho preso altre cose per la nuova stagione, tre cosettine da me, da H&M, dove lavoro io, e sono esattamente queste due polo, che sono corte, tipo crop top, sono carinissime queste. Io ho preso l'XS, quindi la taglia più piccolina, 7,99 € l'una. Secondo me convengono, anche perché sono della nuova linea ed sono del reparto divided, quindi più da ragazza, e secondo me sono assolutamente super versatili queste. Io l'ho presa di questo colore, considerate che c'è anche bianca, cioè bianca, questa è bianca, gialla, rosa cipria, quindi rosa su quel chiaro, poi quel rosa invece che ho preso io, adesso ve lo faccio vedere, nera, e poi mi pare basta, sì. A me sinceramente il giallo non mi sta bene, quindi alla fine ho optato per un bianco, che ci sta bene un po' con tutto. Poi comunque l'ho immaginato anche con delle
tipo anche la gonna che abbiamo visto prima, che ho preso tutta Shein, o comunque anche altri shorts e gonnelline per l'estate. E l'altro colore è stato questo. Anche questa comunque carinissima, poi comunque per il prezzo buonissimo, e mi piace tantissimo anche questo colore. Poi appena avrò un pochettino di abbronzatura, magari ancora di più. Io sinceramente la cosa che mi manca di più di fatto di avere la mascherina e tutto è mettere il rossetto. Io ne approfitto quando sono qua con voi e faccio video, perché comunque riesco a mettere almeno il rossetto, perché a me manca troppo. Poi nell'ultimo periodo avevo anche comprato ultimi rossetti che non ho mai utilizzato, anche quelli no transfert, che oddio vanno bene anche con la mascherina, però io non me la tolgo mai, quindi. E niente, quindi queste sono le due cose che ho preso. Adesso vi faccio vedere la terza, che è il pezzoforte, perché è una cosa che io solitamente non avrei preso, però ho voluto un po' uscire dagli schemi. Sapete quando vi prende un periodo in cui dite: caspita, io ho l'armadio pieno di queste cose e invece di queste altre non ho niente. Quindi ho detto, mi faccio diciamo, cerco di spronarmi a ampliare un po' il mio guardaroba e tutti i miei outfit e cambiarli un pochettino. Allora ho preso questo, che tra l'altro era una taglia S, e anzi è andata meglio una taglia XS, l'ho preso scontato sempre del H&M, da 14,99 a 10,99, quindi un po' scontato. Ed esattamente questo pantalone qui, molto carino, che davanti ha questo lungo laccio da mettere all'altezza della vita. La parte comunque è una sorta di pantalone leggings, però è abbastanza pesante, cioè questo va bene più per la primavera o per l'autunno, con i crop top. Infatti pensavo di metterlo comunque quel periodo, e poi sinceramente da me al lavoro d'estate fa veramente freddissimo, infatti io mi metto sempre comunque super coperta, uso prevalentemente tute o gonne lunghe perché ho sempre freddo. Quindi sinceramente non mi dispiacerebbe andare a lavoro anche con una cosa del genere, anche se è estate magari mi cambio lì perché c'è veramente freddo. Il pantalone, come vedete, non è corto, anzi è un po' a zampa, e sono dei modelli che io solitamente non uso, perché io solitamente utilizzo le gonne, anche d'inverno utilizzo prevalentemente gonne. Non mi ricordo un giorno di quest'inverno che ho messo pantaloni, quindi questi ve li faccio vedere indossati perché assolutamente voglio farvi vedere come mi stanno, così mi dite anche voi cosa ne pensate di questo modello. Allora, eccoli qua i pantaloni. Non so se riuscite a vederli bene anche da lì, spero di sì, che hanno appunto la gamba così. Scusate anche per le calze. Mi sono abbassata, cioè abbassata, sì, accorciata un pochettino la magliettina, perché appunto questo è il risultato. Come vedete, appunto c'è questa parte qui che si allaccia. Io l'ho voluta allacciare dietro. Adesso vedete un po' di cartellini, perché ci sono i cartellini di tutto anche qui che non hanno ancora tolto niente, e quindi questo è comunque il risultato dei pantaloni. Io non sono abituata a tenere dei pantaloni, cioè ad avere dei pantaloni così, però ho detto dai, volevo un attimo uscire dagli schemi, e quindi questo è il risultato. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché il mio problema è sempre stato qui, proprio questa parte qui delle cosce, che ci devo lavorare molto anche tramite esercizi. Io non andrò in palestra, ma andrò direttamente, cioè farò a casa degli esercizi appositi, perché vorrei un po' tenermi in forma. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questi pantaloni qui, se li avete approvati, se a voi piacciono, se avete una cosa del genere, e fatemi sapere appunto nei commenti. Allora, vi faccio vedere le ultime cose comunque, che per quanto riguarda la collaborazione di Silvia X, che è un marchio che fa gioielli super personalizzati. Io sono troppo contenta comunque di collaborare con loro già da un po' di anni. Mi hanno contattato sempre per qualsiasi cambio anche di stagione, e anche quest'anno mi hanno contattato. Sono stati super gentili, infatti volevo assolutamente consigliarvelo anche per questo, perché allora io avevo ordinato una cosa, solo che nel sito era solo di un colore e erroneamente me l'hanno inviata di un altro colore. Infatti io prontamente ho mandato un messaggio e gli ho detto: ma come mai me l'avete mandata di questo colore? Tant'è che nel sito non esiste quel colore, e quindi me l'hanno rinviata identica, però del colore diverso. Quindi adesso vi faccio vedere, sono praticamente delle collanine super carine, guardate, molto 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 carine. Adesso vi faccio vedere anche l'altra, era arrivata dorata e io la preferivo argentata, quindi super carine queste collanine. E l'ultima che vi avevo fatto vedere anche nell'ultimo video che vi ho realizzato per voi, ce l'ho qui esattamente.
precedente ed era quella con la scritta 22. E io non sono ancora andata a farmela modificare, però assolutamente voglio modificarla, anche perché la voglio mettere al collo, assolutamente. Tra l'altro volevo anche vedere un po' la lunghezza, ma la lunghezza secondo me è perfetta, anche perché guardate, anche qui ci sta benissimo. Anche la grandezza comunque, cercando di vedermi, sì, la grandezza comunque è media e secondo me ci può stare molto bene. Io l'unica cosa appunto la volevo semplicemente più, cioè volevo togliere un 2 e farci appunto riappiccicare l'altro, ma secondo me un orafo lo può fare benissimo, quindi la porterò sicuramente, me la farò modificare perché la voglio utilizzare. Poi si può fare anche un pochettino più corta, un pochettino più lunga, mi piace, comunque io la metterei comunque a questa altezza più o meno, quindi altezza media. Quindi questi gioielli sono super personalizzabili, ve li consiglio tantissimo. Vi mando tra l'altro il codice sconto mio, di mio personale, e poi vi mando un link anche del sito, così date un'occhiata anche voi a tutte le cose che potete realizzare, anche per quanto riguarda qualche regalo per voi o qualche regalo per qualche appunto anniversario, per qualche compleanno, per semplicemente fare un regalo magari a qualche amica. Ci sono delle idee molto molto carine. Quindi vi faccio vedere adesso le cose indossate, soprattutto quelle di H&M, che sono super curiosa di farvi vedere, così mi dite un po' cosa ne pensate. E vi aspetto assolutamente nei commenti, perché sono super curiosa di sapere cosa ne pensate di tutte le cose che ho comprato, quali sono le cose che vi piacciono di più, se avete comunque fatto anche acquisti su Shein, cosa ne pensate appunto della riccia capelli, i vari comunque utensili che ci sono, se volete un video a riguardo. Vi mando un mega bacione, ovviamente ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi intanto al canale, seguitemi intanto anche su Instagram, mi trovate come Carletta22 e anche nel secondo profilo Carletta_22. Vi mando un mega bacione e buona giornata. Ciao!